Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale YouTube. In questo video vediamo un bellissimo brano di Domenico Modugno, Ciao, ciao bambina, Piove. È diffuso col titolo sia Piove che Ciao, ciao bambina. È un brano che ebbe molto successo, vinse Sanremo del 59, mi sembra. Comunque si presta molto a fare un brano, per quanto mi riguarda, per chitarra sola, più di vecchio frac, perché nel sondaggio che ho fatto su YouTube, sul canale, è risultato, no, vecchio frac, tutto per vecchio frac. C'è, cioè, già ti metto nella descrizione il tutorial di vecchio frac con gli accordi, no, quello che faceva faceva questa. Invece questo somiglia a tanti brani, tipo mi viene in mente Michelle dei Beatles, perché va. Si presta e c'è questo procedimento, questo abbellimento armonico pure che trovi in. Questo procedimento in molti brani viene dal jazz, queste note di mantenere un accordo fisso e una voce cambia, scende cromaticamente. Comunque, se sei nuovo, ti invito a iscriverti al canale, clicca sulla campanellina e ricevi questi video gratuitamente. Il brano fatto in Do maggiore, ho fatto un arrangiamento completo, ho fatto in Do maggiore, cioè così faccio. È un utilissimo esercizio di armonizzazione, no? Chi non sa armonizzazione mi ha chiesto, cioè semplicemente costruire accordi sulla melodia. Quindi se io faccio, lo spiego nel corso Arrangiare brani, lo metto nella descrizione, inserisco anche due lezioni di armonia gratuite nella descrizione sotto il video. Cioè, quando fa il brano, l'arrangiamento più o meno, cioè quando fa il brano, costruisco gli accordi sulla melodia, questo è arrangiare. Che qualcuno può dire, anche se sono pochi quelli che. Comunque, per chi non è interessato al videocorso, arrangiare, però è una grande opportunità didattica e armonica, insomma, per elevare il livello armonico, eccetera. Portarti a un livello più alto e alta formazione, se mi permetti. Puoi nella descrizione trovare la tab dell'arrangiamento. Ovviamente è scritto per beh, fondamentalmente quello che ti ho fatto sentire è in Do maggiore, quindi fa. A parte questo che fa proprio una dominante secondaria, si settima, mi minore, poi va in sol settima, quinto e va in. E fa questa la strofa in re minore. Cantarla re minore,
maggiore. Ma anche swing. Mi minore. Si settima. Mi minore. Do maggiore, insomma, pure da cantare. È facile, è una variazione che poi io ho usato per All of Me, di fare swing, no? Sto improvvisando, però usando l'armonizzazione del brano, questo, di questa tab. Vedi? Vedi che l'importante è armonizzare e poi creare una variazione ritmica, un ritmo, insomma. Se ti interessa, insomma, puoi scaricare la tab nella descrizione, se ti interessa l'arrangiamento già sviluppato, scritto in un modo, ti invito a seguire le lezioni di armonia gratuite nella descrizione sempre. Se vuoi dare un'occhiata ad arrangiare brani, sempre lezioni gratuite. E noi ci sentiamo al prossimo tutorial. Un saluto da Giambiro. Ciao!